Ciao ragazze, oggi è arrivato quel periodo del mese o della stagione nel quale io voglio cambiare borsa, quindi svuotiamola insieme. Di cosa c'è nella mia borsa? Come al solito ci saranno delle schifezze assurde. Questa è la borsa che sto usando al momento e questa l'avevo presa a Torino, alle Gru da Carpisa. È bellissima, solo che si sta rompendo tutta qui perché le carico come se non ci fosse un domani e anche qui prima o poi si romperà. Voglio cambiarla perché è nera, perché è primavera, voglio qualcosa di colorato e userò un'altra borsa che avevo preso credo al Ciao Ciao, quando c'era ancora il Ciao Ciao, ma qui non c'è più, ha chiuso, è diventata un'altra cosa, non so, ed è fucsia, fucsia rule. E niente, vediamo cosa c'è in questa borsa orripilante che ho quasi paura a metterci le mani dentro. Allora, occhiali da sole sempre gli stessi, non li provo neanche più perché tanto sappiamo tutti come sono, e sono questi occhiali qua pagati tipo 5 euro un bel po' di anni fa. Cominciamo con fazzoletti, una busta, e questa è di Tesco, quindi sì, questa borsa era già così a Edimburgo, quindi dentro non so cosa ho, cose proprio ancora che usavo lì, quindi busta di Tesco. Portafoglio, ed è sempre il solito, che questo qua era di mia mamma, qui ho varie carte dentro, questo l'ho già cambiato perché l'altro era quello di Tweed, quindi era un po' troppo invernale. CAD, Combipel, la libreria, Giunti, questo bio, Bottega Verde, Ikea e Sephora. 20 euro, la carta d'identità, monetine, la patente, il codice fiscale, questo quadrifoglio che mi ha regalato Domenico e basta, perché non l'ho cambiato da tanto tempo il portafoglio, quindi è abbastanza pulito. Due assorbenti super verdi, cellulare, liquido delle lenti, questo è di Superdrug, questa penna fighissima che ho preso al Lidl a Edimburgo, è della Bic e da una parte fa penna normale nera e dall'altra parte ha il gommino per l'iPad o comunque per il tablet. Poi qui ho aperta, quindi l'avrò persa giù per la borsa, questo gel per disinfettarsi le mani, ma era aperto, quindi probabilmente avrò tutta la borsa appiccicosa, che è molto da me. Uno scontrino di un tofu affumicato, dei filtrini, perché io fumo il tabacco, questo è di anche questo tofu. Questo qui è lo scontrino del Gimme Brow, no, come si chiama? Sì, Gimme Brow di Benefit, che ho preso sul traghetto, che si chiamava Pride of Canterbury. Ho preso sul traghetto quando sono tornata qui in Italia. Poi, vediamo un po', un altro assorbente, altri filtrini. Questo è, aiuto, scontrino di limoni, dove ho preso questo qui, che l'ho ricomprato, il primer viso, limoni. Questa è la lista della spesa, altri fazzoletti, la carta del burro cacao. Sono piena di scontrini, vediamo un po'. Allora, questo è lo scontrino di Boots, di quando ho preso le lenti a contatto, e sì, e le lenti a contatto e gli occhiali, 242 sterline, una botta, insomma, li ho pagati questi occhiali tantissimo perché mi sono ciecata. Poi qui ho uno specchietto che ho preso a Edimburgo, da tenere sempre in borsa. Poi questa è, sì, questo è qui, cioè contate che questo è qui da quando ho preso il traghetto, quindi dal 19 marzo, quindi la scatola del gel per le sopracciglia. Qui dentro ho due penne e una collana, il burro cacao, un messaggio, un fazzoletto usato, le istruzioni del Gimme Brown, varie carte di filtrini, un altro assorbente perché non se ne hanno mai abbastanza. Ah, ecco, non l'ho fatto, ecco, dovrei farlo. Questo è il Thank You For Choosing Boots, che ti danno quando comunque sei cliente, sei andato lì e hai fatto qualcosa, quindi occhiali, lenti, con il nome di chi mi ha servito, e con questo vai a mettere il tuo voto a chi ti ha servito. Non l'ho fatto, andrò a farlo perché sono stati molto gentili. Poi un altro, che è qui quella cosa di cartine, uno scontrino del Carrefour, altra lista della spesa, due forcine,
altri così filtrini, mamma mia, filtrini con un filtrino dentro, cartaccia, pinzetta, bobby pins, robe varie, altro messaggio, qui non c'è più niente, qui neanche, qui ho una carta di una merenda che ho fatto l'altro giorno, e questa è una barretta alle nocciole con i fichi secchi che dovrò riproporre al mio forno, quindi farò io. Altra lista della spesa, ma altra lista della spesa, praticamente sto facendo la dieta e sto facendo una dieta disintossicante che però continuerò a fare in eterno, insomma, finché non perdo tipo 190 kg e quindi ogni settimana vado a fare la spesa, compro un casino di roba, niente, quindi sono alla terza settimana, domani che è lunedì, però sinceramente non so quando vedrete questo video. Comunque domani, oggi è domenica, domani è lunedì e quindi comincerò la terza settimana. Però sicuramente questo video lo vedrete dopo, più in là, che ho preso a farli prima e a caricarli in modo che se rimango scoperta in qualche modo non rimango scoperta perché appunto li ho caricati prima. Discorso molto interessante. Ah, c'è ancora una tasca qui dietro dove ho la mia Oyster Card di Londra, quindi questa è qui da quando sono partita, quindi da ottobre. Perché a Londra non credo di... non l'ho usata, abbiamo preso i biglietti singoli e quindi questa era qui da molto prima, l'avevo già messa nella borsa. E un altro assorbente. Ah, ne ho due, ho anche quella di Domenico, ossia la mia che quella di Domenico. E c'è lei, non ho gli occhiali. E qui dentro c'è un 5 pence. Oh, che carina, mi mancano le sterline. Niente, allora sto coso proprioso è vuoto, però dovrò svuotarlo tipo in un cestino perché è pieno di briciole, di robe strane, non so neanche cosa, cartacce, robe varie. Come al solito i miei cosa c'è nella mia borsa sono super 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 interessanti, ma proprio, vedete con che enfasi, super interessanti, sì, ok? E niente, ci vediamo al prossimo video, spero che vi sia piaciuto e vi mando un bacione. Ciao!